Una scuola che unisce, è stata inaugurata a Varapodio la scuola dell'infanzia, un unico plesso scolastico che unisce scuola elementare, media e adesso la nuova scuola d'infanzia. La struttura è stata completamente ristrutturata, adeguata a tutti i parametri che attualmente sono previsti per la sicurezza, da quelli antisismici a quelli antincendio, all'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Con un nuovo look e un nuovo restyling, ma con un cuore antico, la scuola risale agli anni 30, la solidità con cui è stata costruita ha permesso di essere l'attuale sede scolastica di Varapodio, l'istituto guarda al futuro. Presente tutto il corpo docente, i dirigenti scolastici del recente passato e del presente, il sindaco Orlando Fazzolari li ha pubblicamente ringraziati, evidenziando lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione per riammodernare la struttura. Sindaco Fazzolari, allora una scuola che unisce, un istituto comprensivo, finalmente tutti uniti, così meno disagi per i genitori a Varapodio. Sì, abbiamo concentrato tutte e tre le scuole in un unico plesso e c'è anche un risparmio di spesa, oltre ad una migliore organizzazione. Oggi inauguriamo questa nuova struttura che nel corso degli anni ha subito tanti lavori di adeguamento, però oggi registriamo una ristrutturazione generale e una distribuzione di tutti gli spazi in maniera ottimale per quanto riguarda sia la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. L'idea di raggruppare tutti e tre gli ordini scolastici in un unico plesso è dettato anche dal fatto che così possiamo anche gestire meglio la spesa, visto che ci sono tanti tagli da parte del Ministero, noi dobbiamo adeguarci di conseguenza. Però la cosa che noi abbiamo pensato di fare non è tanto un risparmio di spesa, ma dare una scuola idonea sotto ogni punto di vista, una scuola funzionale, una scuola che risponde benissimo alle esigenze degli studenti e anche al lavoro che i docenti dovranno andare a fare. Quindi una scuola che dà tutti i servizi, quindi è una scuola che è abbastanza grande come spazi, è munita di un ottimo giardino, ha una bella palestra e quindi riusciamo anche a dare quei servizi aggiuntivi che servono per una migliore didattica e quindi gli studenti di Varapodio possono gioire oggi perché viene consegnato loro una scuola ottima sotto ogni punto di vista e che risponde benissimo a tutte quelle che sono le esigenze dei nostri ragazzi. E per quanto riguarda noi amministratori siamo contenti, crediamo che questo sia un buon giorno, un giorno veramente da ricordare, perché per quanto riguarda questa struttura scolastica abbiamo fatto un grande passo in avanti e siamo contenti veramente del lavoro che sia i progettisti che le ditte che si sono succedute, perché qui si intreccia tutta una serie di lavori di manutenzione, di ristrutturazione e di adeguamento anche sia delle barriere architettoniche, degli impianti elettrici, l'impianto di riscaldamento, il rifacimento del tetto e anche questa scuola munita di un impianto fotovoltaico che riesce a erogare corrente gratuitamente, quindi noi di giorno utilizziamo l'impianto fotovoltaico per dare la corrente a tutte le classi